letture, non quello che trovate già preparato su internet. Che non vi succeda come è successa a una coppia che hanno fatto copia e incolla e si sono dimenticate addirittura di cambiare i nomi degli sposi. E quando io mi sono trovato davanti sul libretto, ho detto: mi sposi, mo che leggi, non dire il nome che c'è scritto, ma di il nome della tua fidanzata, il nome del tuo fidanzato, perché non ve ne siete accorti. Avete fatto solo la copertina giusta, ma all'interno c'erano i nomi di un altro matrimonio. Per dire quanto servono certi. Neanche io vi posso dare un consiglio, chiedo librettino, non fate le prove che non servono a nessuno. Non servono. È una spesa inutile che fate, perché tanto nessuno serve. Se avete visto nessuno, anzi durante l'estate parlo così, no? E allora io gli vado e faccio dire, faccio ritirare tutti. Poi ci sono quelli che si portano, adesso no, si sono inventati i fiorelli che si portano pure i vent'anni da mettere lontano sulla sua. Dico, ma che la chiesa che è diventata? Pure nella mia succedono queste cose. Ah, meno male. No, però ci sono i fiorai che in alcune zone presentano l'esistenza. Allora ragazzi, per concludere, perché sono le 9:20, voi dovete mangiare, io devo arrivare a Matera, io vi auguro veramente che la scelta che voi state facendo sia una scelta dettata soprattutto dalla fede che professate. Questa è un'occasione che Dio vi sta dando per avvicinarvi. Questa è un'occasione che il Signore sta offrendo alla vostra vita perché voi possiate essere maggiormente illuminati. Allora invitate al vostro matrimonio. Vi dovete invitare al matrimonio? Gesù Cristo. Poi? La Chiesa attraverso. Se questi invitati saranno sempre con voi, state certi che il vostro matrimonio manca un matonia. Va bene? Questo è l'augurio che io vi faccio. Bene, vi ringrazio che mi avete sopportato, adesso facciamo sta preghiera di benedizione, così bisogno le coppie di cristiani che si preparano a formare una nuova famiglia. Ora siete presenti come coppie di fidanzati. Nel mezzo dell'itinerario di preparazione al sacramento del matrimonio, ci troviamo qui per invocare una particolare benedizione del Signore. Ne siamo felici e con voi lodiamo il Signore. Fin dall'inizio del mondo, Dio ha benedetto l'amore dell'uomo e della donna. Ascoltiamolo dal libro della Genesi. Dal libro della Genesi. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme,
e che su tutta la terra e ogni albero in cui è frutto, che produce sede, saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, nei quali abito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattino, sesto giorno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetite la benedizione promessa dal Signore, e pregustando la gioia del grande giorno in cui celebrerete il sacramento del matrimonio, ora chiedete al Signore di sostenervi nel cammino di preparazione. Preghiamo con fiducia a Dio Padre, che ci ha tanto amati da renderci suoi figli nel Figlio unigenito e testimoni del suo amore nel mondo. Insieme. Credo nella famiglia, oh Signore, quella che usciva dal tuo disegno creativo, fondata sulla roccia dell'amore eterno e fecondo. Tu l'hai scelta come tua dimora tra noi, tu l'hai voluta come culla della vita. Credo nella famiglia, oh Signore, quella che hai preparato per me come progetto, sognato negli anni della giovinezza, come vocazione davanti al tuo altare, come missione per la Chiesa e per il mondo. Credo nella famiglia, oh Signore, anche quando nella nostra casa è la ronda della croce, quando l'amore perde il fascino originario, quando tutto diventa arduo e pesante. Credo nella famiglia, oh Signore, come segno luminoso di speranza in mezzo alle crisi del nostro tempo, come sorgente di amore e di vita, come contrappeso alle molte aggressioni, egoismo e di morte. Credo nella famiglia, oh Signore, come la mia strada verso la piena realizzazione umana, come la chiamata alla santità, come la mia missione per trasformare il mondo all'immagine del tuo regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio eterno, tu raccogli nell'unità quanto è separato e rendi indistruttibile il vincolo dell'amore. Tu hai benedetto Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Rachele, Tobia e Sara. Sia ancora tu a benedire questi tuoi figli e a dirigerli in tutto ciò che di bene vivranno e faranno, perché tu sei un Dio misericordioso e amico dell'uomo, e noi ti rendiamo gloria, Padre e Figlio e Spirito Santo, adesso e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E che ha fatto cielo e terra. Ti benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Davanti a voi, carissimi fidanzati, cammini sempre l'angelo del Signore tutti i giorni della vostra vita. Camminate nella gioia e auguri. Buona continuazione. No, ma io, se volete, io ogni mattina, tutte le coppie che ho incontrato da fidanzati fino adesso, sono un centinaio di coppie, mi hanno dato i loro numeri di
cellulare, io la mattina vi mando un messaggino a tutte le coppie. Se volete, voi già da un mese che faccio questa storia. Vabbè, posso parlarvi di sposa. Allora, voi vi lasciate il numero di cellulare ai vostri catechisti o ai parroci, poi loro me li passano, io col tempo me li registro e poi faccio una lista, e quindi la mattina, però io mi sveglio presto, perché io quando mando i messaggi, i preti ne sanno qualcosa, perché anche i preti, non è lo stesso che mando, però io alle 6:05, massimo alle 6, mando il messaggio. Va bene? Ok, arrivederci a tutti e grazie. Allora, abbiamo ascoltato il vescovo, insomma, quello che ci ha detto. Adesso sui tavoli trovate il colore del tavolo espresso dal pallolicino, e in più ci sono dei pennarelli. Adesso tutti intorno, in ogni tavolo, occorre fare la risonanza di quello che è stato detto e ognuno di noi lasciare una bella frase su questo tavolo, quello che più è piaciuto, quello che più si vuole portare a casa di bello. Allora, prima di parlare un po' di tutto, se avete qualche cosa, potete scrivere sulla tovaglia, non so se ce ne conserviamo per il prossimo, però è un modo, sì, è un modo, sì. Quindi ripeto, non è solamente un suonare, ma è anche un condividere, e puoi lasciare il segno, così poi il tavolo può passare alla gente che ha scritto e vedere chi non si deve più sposare. Ok, quindi sì, è un test, fate gli scherzi. Allora, parlate di quello che ha detto un vescovo, dare anche che riflessioni. Quindi, dopodiché, una volta che avete fatto la riflessione, prendete un pennarello e sul tavolo, questa posta di carta, scrivete il vostro pensiero, naturalmente in maniera abbastanza una frase, che può essere il titolo di una canzone, può essere un pensiero che voi avete, una frase che fate, che può essere anche un disegno. Buon lavoro! Veloce, perché se no non si mangia.